Bratiti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Io sono Efremano. Amici miei, oggi siamo ritornati su Clash Royale, raga. Oggi ragazzi andremo a partecipare e andiamo a vedere se possiamo vincere qualche partita sulla sfida per il lancio del Re degli Scheletri, raga. Una bella sfida che io vi consiglio assolutamente di fare. Ragazzi, chi lo sa se vi porterò altri video su questa sfida. Comunque ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e andiamo a vedere come, e vediamo, speriamo anche di vincere per lo più qualche partita con questa nuovissima sfida del Re degli Scheletri. Ragazzi, il Re degli Scheletri è veramente una carta molto molto figa, se devo dirvi la verità. Comunque ragazzi, io sto giocando con questo deck, con il domatore, raga, come potete vedere. Allora ragazzi, vediamo, ci azzardiamo a fare un attacco. Vediamo, vediamo, raga. Ok, ha messo il Re degli Scheletri. Attenzione, attenzione. Ragazzi, il Re degli Scheletri è un po' particolare perché lui, quando muore una truppa nel campo di battaglia, ovviamente alleata, non nostra, alleata proprio del Re degli Scheletri, lui riceve veramente un'energia che quando viene utilizzata l'abilità evoca veramente tantissimi scheletri. Vediamo se la nostra Valchiria itta, perfetto, è riuscita anche ad ittare, per niente male, raga. Ok, raga, allora io mi azzarderei un po' ad attaccare un po' con il Re degli Scheletri. Vediamo, partiamo raga, partiamo un po', vediamo come potrebbe andare. Allora ragazzi, direi di mettere anche una pirotecnica dietro come supporto. Subito raga, andiamo col domatore di cinghiali. Attenzione, attenzione. Ok, non possiamo utilizzare l'abilità del Re degli Scheletri perché altrimenti raga c'è la strega madre che veramente ci fa veramente le botte. Comunque ragazzi, la pirotecnica se l'è cavata anche bene, se devo dirvi la verità. Perfetto, direi di mettere anche una Tesla. Andiamo ad aiutare la pirotecnica che anche sopravvive. Attenzione, raga. Facendo lo sbalzo all'indietro, raga, riesce anche a sopravvivere. Per niente male, raga. Ovviamente ci attiva la torre centrale. Va bene. Nessun problema, raga. Allora, io direi subito di mettere un'altra pirotecnica. Ok, il mago è stato indebolito. Subito attacchiamo con la Valchiria. Ci difendiamo per bene e adesso io direi, no, per il momento forse no. Vediamo se la pirotecnica tira un colpo. Perfetto, raga, non è stato per niente male. Ok, lui ha tirato anche lui il Re degli Scheletri. Dobbiamo stare attenti, raga. Direi di mettere subito, immediatamente, raga, una Tesla. Abbiamo buttato un tronco, raga, veramente eccezionale. Perfetto, direi di mettere subito la Valchiria. Ok, abbiamo difeso bene, adesso si attacca col domatore di cinghiali, raga. Perfetto, andiamo a mettere anche una terremoto. Vediamo anche se il nostro domatore riesce a fare un hit. Non lo riesce a fare, sfortunatamente, ma la pirotecnica se l'è cavata veramente molto molto bene. Almeno un attacco l'abbiamo fatto, un po' di hit per lo più. Allora ragazzi, ripartiamo subito col Re degli Scheletri. Allora ragazzi, andiamo a vedere. Ok, raga, attenzione, ha messo un po' di truppe. Direi di mettere la Valchiria qui come supporto. Ok, mettiamo anche la pirotecnica, raga, aiutiamoci. Perfetto, gli abbiamo distrutto tutti i barbari scelti. Però attenzione, raga, ne ha messi di altri. Quindi direi subito, attacchiamo col domatore. Subito la terremoto, raga. Aiutiamoci, diamo il domatore. Non riesce a fare un hit, purtroppo. Va bene. Allora, attenzione, raga, direi di mettere subito il Re degli Scheletri. La pirotecnica, però, si è cavata molto, molto bene. Perfetto, raga, direi allora di procedere con l'attacco. Ragazzi, lui ha sprecato veramente tantissimo elisir, quindi ragazzi, con le nostre pirotecniche veramente facciamo tantissimo danno col domatore. Andiamo e vinciamo la partita. Perfetto, raga, let's go, let's go, let's go. È stata una partita molto molto buona. E abbiamo anche un'emote, bella, bella. Ringrazio anche colui che mi stava guardando, perfetto. Sicuramente era Master Creeper, ha accettato pure il mio scambio. Perfetto, raga, GG, GG. Andiamo con la prossima. Ok ragazzi, allora siamo con la prossima partita, anche lui ha la pirotecnica, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Allora ragazzi, attenzione, attenzione, direi di mettere un'altra pirotecnica subito ad aiutarci. La Valchiria viene fatta fuori, purtroppo, la pirotecnica ci fa un po' di danni, però il Gran Cavaliere è stato eliminato. Perfetto, allora attacchiamo subito col domatore, attenzione. Ok, uno. Due, terzo colpo domatore, perfetto, ha fatto anche il terzo colpo, non è per niente male, perfetto, direi subito di aiutare la Valchiria. Perfetto,
quel porco, raga, è saltato, ok, c'è quel piccolo maialino, raga, che ha tirato un jump assurdo. Comunque, raga, mettiamo una Tesla, difendiamoci immediatamente, subito eliminiamo il porcellino, raga, e anche la strega madre va buttata giù. Perfetto, raga. Ok ragazzi, lui ha buttato un golem di elisir veramente molto molto cattivo. Credo che metta anche tra poco anche la pirotecnica. No, ha messo l'acciaio magico. Attenzione, attenzione, attenzione. Direi di eliminargli al più presto possibile il golem, raga. Quindi ci prendiamo anche un bel po' di elisir. Subito mettiamo una Tesla, raga. Dobbiamo andare ad aiutare la Valchiria. E direi immediatamente, a parte di metterne un'altra, mettiamo anche, raga, un domatore di cinghiali immediatamente. Direi di fare un attacco un po' azzardato, raga, se devo dirvi la verità. Però il domatore arriva in torre e forse fa anche due hit. E ne fa pure tre! Attenzione, attenzione, raga, per niente male. Not bad, not bad. Tiriamo un tronco, raga, così la pirotecnica muore. Direi di rimettere di nuovo la Tesla. Attenzione, raga, perché secondo me lui riattaccherà sicuramente col golem di Elisir. Esattamente, raga, esattamente. Quindi subito mettiamo questo come difesa. Dobbiamo eliminare immediatamente lo stregone. Quindi direi di mettere anche un tronco. Subito, raga, rimettiamo la Tesla e ripartiamo con l'attacco, raga. Mettiamo subito la terremoto così eliminiamo anche la Pyro. Perfetto. Il domatore arriva e tira un colpo. Perfetto, raga. E facciamo anche la torre. Non male, non male, raga, non male. Le pirotecniche fanno anche il loro lavoro sporco. Perfetto. E forse, raga, ma per lo più anche credo di sì, rimettiamo anche una tesera così a caso, anche la seconda partita è stata portata a casa. Let's go, raga, let's go, let's go. Andiamo a vedere la vittoria, vediamo, vediamo. Andiamo tutti insieme, raga. Allora, GG per noi, una corona, perfetto. E direi, raga, che anche la terza è stata portata a casa, per lo più la seconda di questo video. Allora, raga, andiamo ora con la prossima. Ok ragazzi, siamo qui con la terza e ultima partita. Già vi ho tagliato la prima parte sicuramente perché raga mi ha buttato un bel po' di truppe, raga, e praticamente mi ha veramente distrutto un bel po' la torre, se vi devo dire la mia. Però ragazzi, ho messo un domatore lì a sinistra, come potete vedere, mi ha recato tutto quel danno. Allora ragazzi, direi subito di difenderci. Dobbiamo immediatamente difenderci, raga. Direi di uccidere subito l'arciere magico. Direi di sbrigarci. Allora ragazzi, dobbiamo subito eliminare il golem, anche se sicuramente raga si porterà a casa la nostra corona. Ok ragazzi, ok. Allora attenzione. Allora ragazzi, siamo messi veramente molto molto male. Vediamo, buttiamo un tronco, vediamo se il nostro... Ok raga, il domatore è riuscito a fare la torre, perfetto raga, però direi subito, immediatamente raga, di difendere al più presto possibile quei due lì. Raga, forse eliminiamoli immediatamente. Lui ovviamente non può utilizzare l'abilità del re, raga, perché altrimenti... Ok, siamo un po' messi male. Allora, ho buttato male. No, non è vero, raga, non è vero. Gli abbiamo fatto un bel po' di danni. Perfetto, perfetto. L'abbiamo anche distratto, per niente male. Mettiamo subito la Pyro qua, raga. Ok, direi di difendere immediatamente da quella parte. Subito. Ok, perfetto, raga. Quindi adesso io, raga, mi azzarderei ad attaccare con il re degli scheletri. Ok, noi mettiamo la Tesla, raga, per difenderci. Ci pariamo un pochettino il culo, raga, attenzione. Mettiamo subito il nostro domatore di cinghiali. Ok, raga, mettiamo anche la terremoto. Ha fatto un bel po' di danni. Attenzione, attenzione, perfetto. Ok, raga. Ok, abbiamo pure sbagliato a mettere il tronco. Siamo messi un po' male, raga. Vediamo. Come posso fare? Non ne ho proprio la minima idea, raga, perché lui è il golem, ha messo pure gli scheletri e quindi credo, raga, che la partita se la sia apportata a casa lui. Niente, va bene anche così, dai. E niente, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, è stato così, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ragazzi, vi porterò altri video ovviamente su questa sfida. Ragazzi, noi ci becchiamo un prossimo video, qui dal vostro mano di quartiere, come al solito è tutto, raga, alla prossima. Bella.